flusso è diverso per ogni piatto, proprio a dare l'idea di particolarità, cioè ogni ospite doveva sentirsi pensato e personalizzato. E attorno al disegno del bouquet troviamo invece degli animali, falle, api, che movimentano, dinamizzano il disegno, e la cornice invece è tracciata da un filo d'oro. Oltre alla eleganza del disegno, invece, a caratterizzare il servizio è la varietà e la vastità degli elementi. Partiamo per esempio da questo busto di donna, che era un porta stucchini o probabilmente stuzzicadenti da frutta, che proprio coronato della sua funzione si trasforma da busto di donna in busto di santa, ci ricorda un po' l'immagine di Santa Rosalia. Al centro invece abbiamo quelli che adesso vedete utilizzati come fiori per le composizioni base, per le composizioni floreali, veniva utilizzato come rinfreschiera, quindi al centro era posto il ghiaccio e lungo i bordi di queste rinfreschiere c'erano i calici di vino proprio per essere rinfrescati. Ovviamente abbiamo delle alzate per la portafrutta, dei canestri a doppio intreccio, difficilissimi da realizzare, e per ogni piatto c'era l'inzuppiera e la salita.